Inferno, canto 1. In quel momento della vita in cui l'uomo si pone le cruciali domande: chi sono, dove vado? Io fui assalito da una terribile angoscia e smarrimento, simile a chi all'improvviso si ritrova perso in una selva oscura. Ahimè, com'è difficile spiegare quanto fosse tremenda la sensazione di ritrovarsi in quella situazione. Una situazione tanto amara ed angosciosa quasi quanto la morte. Tuttavia, per raccontarvi ciò che, seppure in quei momenti tremendi e drammatici, mi accadde anche di bello, di grande e meraviglioso, cercherò di spiegare tutto quello che mi capitò veramente e quello che fui in grado di scoprire e sapere. Non ricordo esattamente né come, né il momento preciso in cui accadde, né il momento in cui ho capito di essermi veramente perduto. Ero talmente cieco e disperato che non sapevo più distinguere il bene dal male. Ad un certo punto, dopo aver lottato da solo in quell'oscura selva fatta di paure e di peccato ed esserne con le sole mie forze quasi venuto fuori, mi accorsi di essere giunto finalmente ai piedi di un colle. Alzando lo sguardo verso l'alto, vidi che il pendio della collina, lassù, verso la cima, era già un po' illuminato dal sole e dalla luce che guida tutti verso la giusta via. Allora si calmò un po' la paura che nel cuore avevo avuto a lungo durante tutta quella notte passata in quel terribile stato d'ansia e capì anche che se avessi potuto raggiungere quella cima illuminata, ciò avrebbe potuto rappresentare finalmente la salvezza per la mia vita. Sì, era quella la via, era quella la luce della rinascita e della felicità. Avevo forse ritrovato la vera strada, il vero cammino, o quantomeno avevo capito quale dovesse essere. E quindi, dopo tanto dolore, cominciai a star meglio. È come un naufrago che sfinito esce fuori dal mare in burrasca e giunge sulla riva e poi si volta verso lo scampato pericolo e l'osserva. Ancora con sentimento di paura ed angoscia, così io, con l'animo ancora dominato dalla paura, mi voltai indietro per riosservare quel luogo, quella situazione drammatica in cui mi ero ritrovato, che mi attanagliava e dalla quale credo nessuno mai era uscito vivo. Appena ebbi riposato il mio stanco corpo, mi incamminai un poco in salita per la zona deserta, verso quel colle che avevo davanti. Ed ecco, quasi all'inizio della salita, apparirmi una lonza, dall'aspetto agile e molto veloce, ricoperto di pelo maculato, e stava là, ferma, l'emblema della lussuria. E non se ne andava, anzi sembrava quasi che volesse impedire il mio cammino, tanto che più volte fui preso dalla tentazione di ritornare indietro. Era il principio del mattino ed il sole saliva nel cielo insieme a quelle stelle che fanno parte della costellazione dell'Ariete, in compagnia delle quali il sole si era trovato anche nel momento in cui Dio creò il mondo e mosse per la prima volta gli astri. Così quell'ora mattutina, l'ora più pura, in cui anche l'uomo si sente più sereno e migliore, insieme a quella dolce stagione primaverile, mi davano motivo di conforto e di speranza per poter vincere certe tentazioni riguardo a quell'animale, peraltro piacevole per la sua bella pelle leggiadra. Speranza sì, ma non tanta da non farmi impaurire nuovamente per l'improvvisa comparsa di un leone, simbolo della superbia. Lo vidi venirmi incontro a testa alta, minaccioso e con ferocia, tanto che anche l'aria sembrava avere paura. Ed ecco per ultima, ma dall'aspetto ancora più crudele, apparire una lupa, che nella sua estrema magrezza sembrava incarnare tutti i desideri più corrotti che rovinano gli uomini, come l'avarizia, la cupidigia, la corruzione. Questa suscitò in me tanta disperazione ed angoscia per la paura che quel suo terribile aspetto emanava da farmi perdere la speranza di proseguire la strada e raggiungere la cima del colle, e mi sentii come colui che ha acquistato con gioia un bene e poi arriva il momento in cui lo perde ed allora piange e si rattrista nel suo animo, in tutti i suoi pensieri. Questo in me provocò quella bestia che rappresentava colui che non ha mai pace perché desidera sempre di più.
Venendomi incontro mi respingeva indietro, di nuovo verso la selva oscura dei peccati, e cioè verso la mia disperazione. Mentre perdutamente precipitavo di nuovo indietro, ecco che mi si presentò davanti agli occhi qualcuno, forse qualcosa. Una presenza che, essendo rimasta tanto a lungo in silenzio, appariva come priva di voce. Ed appariva muta, così come forse la religione o la mia coscienza, che erano rimaste entrambe per me molto a lungo in silenzio, avendo io perduto la retta via. Quando vidi e percepii meglio questa entità, questa presenza in quel gran deserto. Pietà! Per me! Gli gridai. Qualsiasi cosa tu sia, ombra o uomo certo! Mi rispose: non uomo, già fui uomo, ed i miei genitori furono lombardi, entrambi mantovani. Nacqui al tempo di Giulio Cesare, prima che lui avesse conquistato il potere, e vissi a Roma, sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi, i quali, essendo falsi, non possono rendere quello che la fede in loro attende. Fui poeta e cantai di quel giusto Enea, figlio di Anchise, che venne da Troia, quando quella superba città fu distrutta. Ma tu, perché sei così incerto? Perché torni indietro verso quell'oscura selva, verso tanto male? Perché non sali su, verso il colle che dà gioia, e che è il principio e la ragione della vera felicità? Ma allora tu sei Virgilio, l'espressione dell'umana saggezza e della ragione, quella fonte inesauribile che sparse un largo fiume di parole che raggiunse il più alto grado di eloquenza. Io gli risposi con ammirazione ed anche con vergognoso timore: oh, luce e onore degli altri poeti, che mi sia di giovamento ed aiuto quel lungo studio del grande amore con cui ho letto l'Eneide, il tuo grande poema. Tu sei il mio maestro e colui al quale mi sono sempre ispirato. Tu sei il solo da cui appresi lo stile delle canzoni e delle liriche che mi hai procurato così tanto onore. Guarda quella tremenda bestia, per colpa della quale sono tornato indietro, poiché mi fa tremare di paura. Aiutami, salvami da lei, grande saggio. Allora per questo devi fare in un altro modo. Ti conviene cambiare completamente strada, se vuoi veramente allontanarti da questo luogo selvaggio, rispose Virgilio dopo che mi vide piangere. Infatti, questa bestia per cui invochi aiuto non lascia passare mai nessuno per la sua strada e costringe sempre a tornare sul peccato, non tanto con la violenza come quella del leone, quanto per la sua tremenda ostinazione che poi finisce con l'uccidere. Essa ha una natura così malvagia e crudele che non è mai soddisfatta e dopo aver mangiato ha sempre più fame di prima. Molti uomini sono rovinati da lei e saranno ancora tanti, fino a quando qualcuno, un veltro da caccia, un salvatore, come una straordinaria grazia di Dio, finalmente non verrà e così la farà morire nel dolore. Questo veltro mandato da Dio non si ciberà né di terre né di denaro o di ricchezze, ma si ciberà di saggezza, di amore e virtù, e la sua casa sarà nella povertà e lui vivrà poveramente. Sarà la salvezza di quella terra italiana piena di basse coste sabbiose, per la quale morì combattendo contro i troiani anche la fanciulla Camilla, figlia di Metabo, re dei Volsci. E con lei morirono anche Turno, re dei Rutoli. E quindi morirono di ferite anche i soldati Eurialo e Niso. Questo salvatore mandato da Dio caccerà la lupa da ogni città fino a che non l'avrà ricacciata nell'inferno da cui l'invidia del diavolo verso gli uomini l'aveva fatta uscire in passato per tormentare tutta l'umanità. Quindi, poiché non è possibile vincere la lupa ed ucciderla prima della venuta del veltro, per il tuo bene io ritengo più opportuno che tu prosegua per altra via. Io sarò allora la tua guida e ti farò uscire da qui e da questa situazione di pericolo, proprio attraverso la strada dell'inferno, di quell'inferno che durerà in eterno, dove udirai grida disperate e vedrai gli antichi spiriti nel dolore, tanto che ciascuno di loro invoca una seconda morte, quella dell'anima, per cessare di soffrire ancora.
Poi vedrai coloro che nel purgatorio gioiscono invece per le fiamme, perché sperano, quando sarà espiata la loro pena, di salire fra i beati. Dopo, se lo vorrai, potrai proseguire in paradiso, verso le anime dei beati e salire ancora. Allora ci sarà l'anima di una divina creatura, pronta ad aiutarti in questo, ben più degnamente di me. Pertanto, quando io me ne andrò, ti consegnerò a lei, poiché Dio che regna lassù nell'Empireo non vuole che io entri in paradiso, perché ho vissuto prima di Cristo, ero pagano e non ho atteso con fede la sua venuta. Dio impera ovunque, ma più direttamente governa il paradiso, in cui è il re. Oh, felici i prescelti per quel luogo santo! Ed io gli risposi: poeta, io ti chiedo per quel Dio che tu non conoscesti, affinché io mi salvi da questo grande male e quindi dalla dannazione eterna, che tu mi conduca là dove hai detto, affinché io veda la porta di San Pietro, cioè l'ingresso del purgatorio, dopo aver attraversato l'inferno e quindi dopo aver visto coloro che tu mi dici siano tanto infelici. Allora Virgilio si avviò, ed io lo seguii.